ragazzi e bentornati qui su Quei Due sul Gaming. Allora, Europa. Questa è una demo di un gioco che ho spottato un po' di tempo fa. Mi ha incuriosito perché graficamente mi sembrava veramente caruccio e oggi vado a provarlo insieme a voi. Poi, se ci piacerà questa demo, ovviamente lo compriamo. Però, per il momento, facciamo New Game e vediamo di che morte dobbiamo morire. Figo, mistico ragazzi. A volte mi chiedo se sia possibile sentire la mancanza di qualcosa che non hai mai saputo. Possibile avere nostalgia per un posto in cui non sei mai stato? Oddio, ma sembra Baldo. My son, I was born on Earth. Figlio mio, sono nato sulla Terra, ma penso di aver avuto nostalgia di Europa per tutta la mia vita. Ma quindi Europa è un pianeta a sto punto. I'm writing this from the island. Sto scrivendo tutto questo dall'isola, la vista da quassù è qualcosa che non ho... cioè, è una roba che non appari, è come nessun'altra cosa che ho visto. Ma cazzo, ma è veramente Baldo, però se posso dire te sei molto più brutto di Baldo. Ma bisogna essere giusti. Quando leggerai questo sarò morto. E il mondo sembrerà molto diverso da com'è adesso. Ma l'isola dovrebbe ancora essere lì. Costruiscono le cose perché durino. Se ti senti solo, vieni all'isola. Vieni qui e pensa a me. Ok, si arrampica da solo, io non devo saltare, non devo premere nulla. Appena arrivi davanti a una sporgenza ci pensa lui. Gesù Cristo sembra un vecchio sto bambino. Credo che si possa planare tenendo premuto A. Ok, queste farfalle a qualcosa devono servire. Forse è un save game? Magari servono a un paio di coglioni. Devo dire che dalle immagini che avevo visto mi sembrava molto più carino graficamente. Non è brutto, eh? Però mi sembrava ancora meglio. Forse perché questa vista era poco ispirata. Adesso con queste abitazioni comincia a diventare molto più figo, eh? È fenomenale quanta spinta abbiamo, eh? Premi X per interagire. Belli gli ambienti, ragazzi. Belli belli, eh. Figlio mio. Ah, ma è la cosa che abbiamo appena letto. Ma quelli siamo noi? Siamo noi? È solo che qui abbiamo tutti e due gli occhi normali. Non mi piace che quando mi avvicino a qualcosa di importante c'è questo cazzo di zoom della camera. Lo odio proprio. Oh! Bello! Ma conviene muoversi in acqua! Questo si muove più veloce in acqua che sulla terra. No, si muove uguale, però che figo! Ok, il sistema di movimento è molto particolare e soddisfacente ma morbidissimo. Non dà una sensazione di estrema reattività, non ha questo feedback immediato, però è gradevole. È come se fosse filmico, come se ti impedisse di fare movimenti strani, ma non alla Red Dead Redemption. È tutto molto morbido, ecco, mettiamola così. It has surpassed my expectations in every way, this place. Questo posto ha superato le mie aspettative in ogni modo possibile. Non so cosa mi aspettassi. L'aria ha lo stesso sapore dell'acqua. E l'acqua ha lo stesso sapore del vino. I giardinieri hanno trasformato questo posto in un paradiso. Cioè, questa cosa dell'acqua ha lo stesso sapore del vino e l'aria vuol dire che l'aria ha il sapore del vino. Mi ha colpito molto questa cosa del vino. È finito in Toscana. Oh, che cazzo succede? Wow! Se proviamo ad uscire dalla mappa c'è questo vento malevolo che ci riporta dentro. Oh! Ah, mi sono proprio fracassato tutto. Col cazzo a terra è caduto. Persone nude che parlano. Una donna che accarezza una farfalla di 4 kg. Un bambino che usa come aquilone una pergamena. Ok, sembrano veramente i deliri di un rincoglionito, però...
La camera ti guida tantissimo. Cioè, non credo sia uno di quei giochi dove ti puoi bloccare, perché guardate, ok, adesso la camera è libera, guardo dove voglio, ma appena mi avvicino a sto robo, guardate che la camera mi suggerisce proprio un percorso. Non credo ci si possa perdere facilmente su Europa. Ho interagito con quel coso e si è aperta una porta. Accendi le lanterne per triggerare roba. Ma è Baldo, cazzo! Cioè è la versione figa di Baldo. Questo gameplay lo chiamo il ritorno di Baldo. Sta parte è molto Shadow of the Colossus. Sto posto enorme. Si sono dovuti inventare posti enormi perché qui ti puoi muovere in questo modo, cioè puoi avere una paravela. Che non so bene da dove venga fuori tutta questa resistenza all'aria che riusciamo a offrire. Siamo una specie di scoiattolo volante bambino. Schiantarsi a terra crea un'enorme bolla di energia. Ok, quindi la X, oltre ad interagire con le cose in giro per il mondo, ti fa fare anche il bungete per terra. Va bene. Non abbiamo ancora un vero e proprio attacco e onestamente non ho idea se in questo gioco sia previsto il combattimento di qualche tipo. Sembrerebbe più un puzzle game. Che bello cazzo. Che bello cazzo. Adesso ho capito perché l'avevo scaricato. Ci sono delle cose che non mi convincono tanto, tipo quelle nuvole. Cazzo sono sti cosi? Sembrano essere pacifici questi cosi. Si nascondono con un'animazione veramente orribile, ma si nascondono. Ma io posso farvi del male? Assolutamente no. Mi dispiace che tu non abbia mai visto la nostra terra natia, ma non posso dire di pentirmi di averti portato qui. Avrai tutto quello che io non ho mai avuto: acqua pulita, aria fresca, cieli sconfinati. Tutto quello che un bambino merita. Ogni persona ha una storia differente, ma adesso i nostri futuri sono legati ai loro. Non essere spaventato. So che ti vorranno bene. Ok, comincia a delinearsi una sorta di lore. Sono andati via dalla Terra. Dice che l'ha portato qui dove conoscerà altri esseri umani. Mi viene da pensare che a questo punto sulla Terra non ce ne fossero più, che questo bambino sarebbe cresciuto da solo. Quindi chiunque l'abbia portato qui, il nonno, il papà, non lo so, lo ha fatto per dargli un futuro, il quanto più simile possibile alla vita che un bambino dovrebbe avere sulla Terra, da quel che ho capito qui. Quindi la Terra in qualche modo se n'è andata a puttane. Abbiamo ricaricato il nostro zainetto, il che vuol dire che si può anche scaricare o significa semplicemente che abbiamo... Ah, i cristalli Stars espandono la capacità del booster. Ah! Ho capito, è come avessimo un doppio salto praticamente. Ogni cristallo Star che sblocchiamo ci dà la meravigliosa possibilità di compiere un nuovo saltino. Mi ricorda il gameplay di un giochino che portai su Relax intitolato The Short Hike, oppure A Short Hike, non mi ricordo l'articolo qual era, però sostanzialmente era così. Il gioco si basava sull'andare in giro per la mappa e trovare delle piume. Siccome te eri un uccellino in quel gioco, ogni piuma che trovavi ti permetteva di fare un salto in più. Quindi iniziavi con un salto solo, poi un semplice doppio salto, e poi triplo, quadruplo, quintuplo salto, e tu potevi salire sempre di più, sempre di più. Potevi andare molto in alto su questa struttura. Oh. Porco due. Vabbè, è chiaro che io debba andare verso questa struttura grande qui, no? Ah, un altro cristallino. Adesso posso fare tre salti? Lo zaino è vuoto, quindi non posso usare il triplo salto. Devo ricaricare lo zaino. Ok. Si vede da quei piccoli indicatori che vedete. Adesso sono tutti neri, sono tutti vuoti. Ma se io vado su quelle palle de merda, mi sa che ricarico. Facciamo la prova. Ah, ricarico tutto lo zaino, perfetto. Perché così tanti progetti di terraformazione hanno fallito quando questo ha avuto successo? Può essere solo che Europa ha
ha qualche capacità innata per la vita. Quindi questo pianeta è particolare, è un pianeta pro-life. Trova tutti e tre gli orb per sbloccare l'interruttore, va bene. Perché adesso pure se io faccio la mia magia dello stomp, immagino non succeda un cazzo fritto. Oh, è chiaro che io debba farmi un giretto da quelle parti. Andiamo. Wow! Fe. Ok, dobbiamo tenere premuto e opla. Figo. Ho trovato un orb per caso. Ok, guarda questi giardinieri. Ah, questi sono i giardinieri. Questi robot volanti sono i giardinieri. Sono venuti su questa luna come banalissimi strumenti per preparare il nostro arrivo. Ma in un migliaio di anni si sono evoluti in un intero ecosistema, cercando di imitare la biodiversità della Terra. Non vedo l'ora di capire qualcosa di più su queste creature e di vivere in mezzo a loro. Oh, sembra che io abbia messo tutti e tre gli orb. E infatti. Ma non ne ho trovati tre, ne ho trovato a malapena uno. Europa è incredibile, ma non è finita. Che cazzo c'è scritto qua? I vere trying to build. They're trying to build, quindi stanno cercando a costruire qualcosa di meglio di quello che ci siamo lasciati alle spalle. E ci vorrà del tempo, generazioni addirittura. Ecco perché ti sto mandando avanti. Ma secondo me non siamo umani neanche al cazzo. Qua, cioè, questo è chiaramente un cyborg. Merda bella, è un casino sta parte perché c'è il... Dai! Ok. Oh, cosa abbiamo là? Oh, mi sono cagato sotto. Qui sembra che siamo un po' in open world proprio. Sembra che qui abbiamo la possibilità di fare tanto. Molto alla Zelda questa parte qui. Cioè questa emozione di essere in giro e non sapere esattamente cosa fare, ma sapere di poter fare un sacco è tipica di Zelda. Anche se qui puoi fare un cazzo in effetti, no? Sto diventando un razzo umano. Sto iniziando a salire davvero tanto. Adesso posso coprire distanze enormi con un saltino, che poi diventa un saltone nel momento in cui uso il mio zaino. Potrei anche cercare con più calma, potrei prendermela comoda, ma vorrei arrivare al punto. Cioè vorrei arrivare a quel punto della demo in cui capisco per filo e per segno che cosa mi aspetta una volta che compro il gioco finito. Cosa che a sto punto penso che farò. Fatemi sapere anche voi nei commenti se volete vedere altri gameplay di Europa. Oh mamma mia. Allora, mentre scrivo questo, gran parte della razza umana sta ancora dormendo sull'isola. Mi ero scordato dell'isola, in effetti. L'isola non è la Terra, quindi probabilmente l'isola è una colonia spaziale dove le persone dormono per essere poi smistate sui pianeti terraformati qualora si riuscisse a terraformarli, immagino. Nel giro di pochi anni ti unirai a loro, quindi a quelli che dormono sull'isola, vado a dormire pure io? Quindi quando ti sveglierai in un posto migliore. Non so esattamente che aspetto avrà quel mondo. E sono due volte che dice sta cosa. Mandandoci avanti. Ma siamo su questo pianeta aspettando che quelli della colonia spaziale bla bla arrivino? Cioè siamo i primi a essere venuti qui? Ha detto non so che cosa troverai, che aspetto avrà il pianeta dove ti sveglierai. Quindi neanche sto vecchio che ci parla ha le idee troppo chiare. Siamo forse i primi sperimentatori, siamo i beta tester di Europa? Potremmo essere i beta tester di Europa. E in effetti di umani non ce ne sono, non c'è un cazzo di nessuno, a parte i giardinieri che volano qui. Sì. Ragazzi, il gameplay è questo, cioè nel senso non è nulla di entusiasmante, molto semplice. Però devo dire, è carina l'idea.
sto pianeta incontaminato, noi siamo soli, non sappiamo niente, dobbiamo ricostruire tutto da sti stralci di diario. Guarda, ci hanno messo anche un pelo di fisica. Non volevo essere volgare. Che cazzo è? Ma è diventato veramente Shadow of the Colossus. Bello. Una paura fottuta perché è veramente enorme quel coso. Ha le ali come i giardinieri. È come se fosse un giardinierone. What? Ah! Ok. Non è molto indicativo del gameplay. Però non lo so. Mi è venuta una certa voglia di prenderlo. Solo che non lo prenderei mai per PC. Questo è un gioco da giocare su console, proprio sul divano, la sera, con calma, tranquillo, magari con la traduzione in italiano, così ti rilassi un po' di più. Ragazzi, fatemi sapere se questo gioco vi ha incuriositi, se magari quando esce volete vederne una serie, o semplicemente qualche gameplay, poi magari la serie completa, ragioniamo se farla o non farla. Adesso, grazie a Patreon, possiamo portare serie complete dall'inizio alla fine, anche se poi andranno a fare poche visualizzazioni, perché comunque Patreon ci copre il culo e ci permette di fare anche questa cosa. Ditemi che se vi convince, non lo so, io sono ancora un po' indeciso, non lo so. Mi piacina.